Cassano che stava male. Sì, sembrava che era fatto. Fatiste proprio. Africa? Tu hai stata qua in Africa? Nalido? Al mio fianco la sceneggiatrice Giulia Calenda, il protagonista Filippo Scimicano e la regista Francesca Comencini. Vi lascio immaginare a voi, anche perché la regista apre questa finestra, nel senso che c'è una libera immaginazione. Per quanto mi riguarda, il mio personaggio è anche molto deludente, perché non fa nulla per fermarla, poi gli viene questo scatto di ira, di orgoglio anche, di rabbia. Volevo capire come si è cavato invece finalmente un personaggio da attore consumato, un personaggio un po' di stato per stesso, poi anche quello film che stai facendo adesso, quello del bianco come il latte, il sangue, eccetera, sono diversi questi personaggi, no? Da te stesso. Cominciamo la prima domanda. Sì, nel senso che durante tutto il film è il personaggio di Giulia, Gina, che è più forte, proprio come diceva Giulia prima, che conduce il gioco, che si inventa, immagina dei mondi per questa giornata, per tutte e due, Filippo la segue, e alla fine, quando questa loro giornata si va a schiantare in qualche modo sul mondo adulto, quindi da ragazza e ragazzo fanno questa specie di passaggio a uomo e donna, è Filippo che ha la possibilità di che ha questo scatto, e Giulia che invece, che è stata molto forte per tutto il film, si cede. E questo secondo me è interessante, comunque sempre narrativamente sono interessanti i cambiamenti. Questo è un film che gioca molto sui cambiamenti di toni, come avete visto, passa dalla commedia, dalla leggerezza a un'estrema crudezza. E poi è bello che appunto i personaggi facciano quello che non ci si aspetta. E poi questo deriva anche da un'osservazione che ho potuto fare io personalmente, in quanto madre, frequentando moltissimi bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Mi ha sempre colpito questo fatto che generalmente le bambine o le ragazze hanno spesso dei temperamenti più forti. Ancora è sopra di noi, è una nuvola che è sopra di noi. Pensavo che potesse esserci il rischio di creare dei substrati, delle frizioni.